L'onore spetta all'uomo nell'arena, l'uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L'uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, seguendo, sapendo che non c'è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L'uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L'uomo che quando le cose vanno bene conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest'uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria né la sconfitta. Grande Luca! Questa mattina quando mi sono svegliato e insomma scendono le lacrime, fa male la pancia, dispiace, vabbè. Però è bello ricordare Gianluca per tutto quello che ci ha dato. La prima cosa che mi viene da dire in questo momento è che non era una notizia in attesa, purtroppo, perché sapevamo quanto fossero gravi le sue condizioni, però è una notizia che, come dire, abbiamo avuto il tempo di pensarci per molti anni, perché Luca non ha mai nascosto la difficoltà del suo status. Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli e non lo so, faccio questo video per ricordarlo, perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutte e due lo stesso intervento per due patologie diverse, però a me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano non dovuta, ma incredibile. E mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto con la nostra cicatrice. E condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca. Sono veramente costernato da non essere riuscito a conoscerti più a fondo, perché pur avendo avuto una conoscenza epistolare telefonica mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano. Ho appena appreso la morte di Gianluca Vialli, che era un caro amico. Lo conoscevo dai 17 e mezzo, 18, quando giocava nel Chelsea a Londra, mi proteggeva. Poi me lo ricordo immensamente bene nel duetto con Mancini, quando era alla Sampdoria e fece cose incredibili per la Sampdoria. Mi ricordo che con Del Piero è lui che portò, e altri giocatori anche, la Champions alla Juve. Mi ricordo di essere stato seduto a fianco a sua mamma e a sua moglie con mia moglie alle finali a Londra di Wembley, dove grazie a lui, grazie alla squadra, grazie anche a Mancini, a tutto il team della FC, a tutti i giocatori, si è vinta la finale contro l'Inghilterra. Gianluca, ti adoro, sei sempre nel nostro cuore. Il cuore italiano, il cuore bianconero, il cuore santoriano, sei uno di noi e sei soprattutto un uomo straordinario che non si può e non possiamo dimenticare. Ti adoro, ti ricordo il fatto.